Casa Energy. Bentrovati a tutti gli ascoltatori da parte di Francesco Risso, ben arrivati a Casa Energy. Questa sera il cartellone Fiore all'occhiello al Teatro Alfieri, debutto per la prima per la piazza di Torino del musical Happy Day a cura della Compagnia dell'Arancia. Con noi oggi colui che è il personaggio chiave, no, di questo musical, ovvero Fonzi, interpretato da Riccardo Berdini. Buonasera Riccardo, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Per la prima volta in Italia il celebre telefilm cult degli anni 80 guadagna la scena grazie alla regia e all'adattamento di Saverio Marconi per la Compagnia dell'Arancia. Un cast davvero ricco, Riccardo, vero? Beh sì, guarda, la cosa incredibile è che siamo veramente tutti molto simili, sia fisicamente che caratterialmente, ai personaggi della serie TV. E la cosa che fa ridere è soprattutto la similitudine caratteriale, perché quando ci ritroviamo a cena insieme, Sabrina Marciano, che interpreta Marion, ci cucina la cenetta a tutti con grande precisione e simpatia e disponibilità, è veramente meraviglioso. E poi Giovanni Boni che interpreta Howard Cunningham. Vabbè, lui è un attore grandissimo, è eccezionale, fisicamente impressionante quanto ci assomiglia. Poi c'è Ricky Cunningham, Luca Giacomelli, lui è uguale, cioè sembra Ron Howard. No, è veramente un cast bello, simpatico, siamo tutti, abbiamo tutti colto lo spirito giusto, ecco. Tu interpreterai uno dei ruoli principali, l'abbiamo detto poco fa, grazie a te rivivrai il mito di Fonzi. Cosa hai fatto per addentrarti al meglio nel personaggio e cosa ti colpisce principalmente? Guarda, mi sono studiato tutte le serie TV, ovviamente, le ho viste tutte, mi sono studiato i suoi movimenti, mi sono anche messaggiato tramite email col grande Henry Winkler, che infatti è stata una grande sorpresa che lui mi abbia anche cercato, che mi abbia risposto, è stato cordialissimo e gentilissimo, mi ha dato dei grandi consigli. E appunto uno dei grandi consigli che mi ha dato è stato quello di dirmi: guarda, trova il tuo Fonzi, non provare ad imitarmi, a prova i tuoi movimenti, il tuo modo di essere questo personaggio, perché insomma lui è unico, è inimitabile, è talmente impresso nella memoria collettiva della gente che non si può sperare di cancellare. Quindi ho cercato semplicemente di adattare questo personaggio a me, alle mie caratteristiche, e spero che il pubblico sia contento e che in quelle due ore riesca a ritrovare un nuovo Fonzi che non ha mai visto prima. Quanto c'è di Fonzi e quanto c'era di Fonzi in te? Ce n'è. Devo essere sincero, ce n'è. Vabbè, perché siamo un po' due paraventi tutti e due, per non dire altro, perché siamo un po' entrambi due persone che hanno un grande senso dell'onore, dignità. Quanto uno che si offende facilmente, uno che ha dei grandi valori, e uno che ha il senso dell'amicizia, ma è anche un uomo tutto d'un pezzo, no? Che non riesce a dire mai che ha sbagliato, non riesce a dire... Oddio, io non sono così esagerato, per carità. Però è una cosa che mi accomuna a lui, perché questi valori, l'amicizia, il senso dell'onore. Vabbè, poi c'è questa cosa delle donne, tutte le esagerazioni sue. Anche tu hai uno stuolo di fanciulle in fila? Ma guarda, non mi sembra, io ogni tanto mi guardo dietro agli angoli in strada, ma non le vedo, quindi non penso. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, oggi in compagnia di Riccardo Berdini, in scena da questa sera fino a domenica prossima al Teatro Alfieri di Torino con il musical Happy Days. Riccardo, tu hai già interpretato Pinocchio nel musical dei Pooh, sempre prodotto dalla Compagnia dell'Arancia di Saverio Marconi. È stato facile superare le selezioni per questo nuovo musical? Guarda, non è mai facile superare le selezioni per un musical, devi metterti in gioco, rischiare il tutto per tutto e fare tanta strada attraverso le audizioni, appunto, per riuscire a far vedere quello che vali. Quindi no, non è stato facile, però penso che Saverio, conoscendomi, avesse già così addocchiato in me l'idea che potessi fare Fonzi, e dopo avermi visto le audizioni evidentemente gli sono piaciuto e grazie a Dio mi ha scelto. Direi che mi è andata bene. Senti, che rapporto hai instaurato in scena, intendo, con la tua fidanzata Pink, interpretata da Floriana Monici? Ma guarda, meraviglioso sia dentro che fuori la scena, che è anche una fortuna, perché non a tutti capita di instaurare un buon rapporto con
con il proprio partner. Floriana è una grandissima performer, molto esperta, ha fatto tantissimi musical, molto più di me, quindi tanto di cappello, perché è veramente una delle più grandi performer di musical che abbiamo in Italia, assolutamente. E il nostro rapporto è bello, ci divertiamo, facciamo cioè in scena è veramente un continuo fuoco e fiamme, un po' di scintille, un po' di amore, anche se l'amore, insomma, per Fonzi è qualcosa di difficile da ammettere, quindi è un amore trattenuto, no? Che forse riesce a esplodere solo alla fine, forse. Insomma, questo sta al pubblico, deve venire a vederci per scoprire, anche perché un Fonzi innamorato sarebbe veramente qualcosa che non si è mai visto, quindi certo, potrebbe essere un motivo di curiosità. Questo è uno spettacolo che punta principalmente ai buoni sentimenti, gioca con i personaggi e vi è la presenza di musica dal vivo con testi tradotti da Franco Travaglio. Hai avuto particolari difficoltà ad interpretare le canzoni del musical? No, guarda, per quanto mi riguarda le canzoni del musical per la mia vocalità sono semplici, perché io sono un baritenore e queste canzoni sono le canzoni da baritono, quindi ovviamente è sempre più difficile andare in alto per un cantante. Quindi sono canzoni che si tengono abbastanza su una tessitura normale, media. Sono difficili da un punto di vista interpretativo, perché immaginare Fonzi che canta è veramente così, all'inizio un po' strano, quindi devo recitare tanto, ovviamente tutte le canzoni devono essere molto molto recitate, cioè ogni sera colgo una sfumatura in più, infatti ogni sera faccio qualcosa di diverso, la sera dopo mi tengo quello che ho fatto la sera prima, è diverso e aggiungo qualcosa di nuovo, è un continuo scoprire sfumature, perché anche se Fonzi non stiamo facendo Chekhov, chiaramente, però è un personaggio tutto tondo. Sì, direi corposo come personaggio. Sì, sì, corposo, io direi tosto, come direbbe lui, no? Per stare in tema. Ancora una buona serata da Francesco Risso, questa è Casa Energy, ospite di oggi Riccardo Simone Berdini, in scena al Teatro Alfieri di Torino da questa sera fino a domenica prossima con il musical Happy Day. Ti sei diplomato, Riccardo, all'Accademia di Bologna, hai ricevuto un riconoscimento importante, no? Come il premio Massimini, come migliore interprete emergente di musical. Come nasce, Riccardo, la passione per il musical? Riccardo, la mia passione nasce quando avevo 15 anni e ho visto Jesus Christ Superstar sul divano di casa mia. Lì mi è cambiata la vita e dopodiché mi è cambiata dopo aver visto Notre Dame de Paris di Cocciante, che non è proprio un musical, diciamolo, però è un'opera musicale teatrale molto molto interessante che mi ha così aperto gli occhi su un altro mondo. Dopodiché ho cominciato a scrivere un mio musical, l'ho portato in scena e dopo averlo portato in scena ho capito che avevo bisogno di studiare, così mi sono iscritto alla Bernstein, ho fatto questi anni di Bernstein e Bologna e da lì in poi è nata tutta la mia bellissima favola, perché alla fine di questo si tratta. Adesso sto scrivendo altri 4 musical, uno lo porto in scena il 30 maggio a Trieste ed è un musical che si chiama Una luce nel buio, ed è un musical fatto per 4 protagonisti e una storia abbastanza particolare che non vi sto a spiegare, se no vi terrei tutta la serata, che però vuole cercare anche di creare un nuovo modo di fare musical in Italia. Io penso che magari siamo anche un po' saturi di prodotti per famiglie, così tanto buonisti, così tanto allegri, così tanto. Sarebbe anche l'ora di cercare nel musical qualcosa di più profondo, più diciamo tra le righe, più difficile attorialmente, un po' anche più maturo. Ecco, quello che a me piacerebbe. Poi se riesco bene, se no pazienza. Comunque poter fare Happy Days e Pinocchio è comunque un sogno ad occhi aperti, quindi magari tutta la vita così, ecco. Noi ti aspettiamo anche a Torino con i tuoi musical, quelli che hai scritto tu. Riccardo, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa sera. Ma grazie a te, grazie a tutti, vi aspetto. Casa Energy vi dà appuntamento a giovedì, sempre alle 18:15 qui su Radio Energy. Grazie a Luca Musto per la parte tecnica e a Ferdinando Calcagnile in redazione. Sono Francesco Risso, vi auguro una meravigliosa serata.